Ora riprendiamo il filo sugli incidenti sul lavoro, sulla sicurezza, sul lavoro con Stefania Benedetti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Lei è un'imprenditrice, ha una sua azienda in provincia di Macerata, un'azienda che produce presse, ed è lei vittima di un incidente sul lavoro che è accaduto qualche anno fa. Intanto partiamo da questo, dalla sua storia: che cosa è accaduto e che cosa è successo e che cosa ha cambiato da quel giorno, Stefania Benedetti? Beh, in realtà più che porre l'attenzione sull'incidente, che sinceramente sono stata causa di me stessa, nel senso in cui la mia è un'azienda che è in attività dal 1986, il primo incidente a corso è stato il mio, quindi dovuto, come è stato provato poi dai referti e quant'altro, a una casualità, perché sono rimasta schiacciata sotto due blocchi di ferro dando aiuto a un mio collega, perché in realtà chi lavora con me è collega, non è dipendente. Il tutto causato da un fortuito evento che è stato la patina data a protezione del ferro per evitare che produca ruggine. Quindi veramente è stato una fatalità, come la chiamo io. Però più che sull'incidente vorrei porre l'attenzione su ciò che ha generato l'incidente. Per lei me, che cosa, qual è stato il danno che ha riportato da questo incidente, comunque? Beh, per io, capire io, ecco, che cosa poi le è successo. Beh, io ho riportato un danno abbastanza importante, la perdita praticamente di quasi tutta la mano. In realtà io ho solamente il pollice della mano sinistra e una piccola parte del palmo, che però non mi permette l'opposizione. Quindi è un incidente abbastanza importante, in particolare, ora sembra una banalità, ma per una donna che al momento comunque non era una donna anziana, e quindi con due ragazzi, una famiglia dietro. Lei ha 51 anni oggi, quindi insomma aveva... Oggi 51 anni, ne avevo 4 anni. Il 29 settembre faccio 4 anni, quando è successo l'incidente. Ecco, lei diceva, vorrei porre l'attenzione su che cosa è accaduto dopo l'incidente. Sì, da quello che in realtà ha generato, nell'immediato, come tutti, per me, come qualsiasi altra persona con cui potrete parlare, che è reduce e vittima di un infortunio sul lavoro, c'è disperazione. Cioè, l'immediato, quello che vediamo è solo esclusivamente il nero. Poi la vita, come sempre, non solo negli incidenti, ma in qualsiasi situazione, ti mette di fronte a un bivio. Il bivio è uscirne oppure restare fermo nella tua condizione di disperazione. Per me, io sono una persona, mi reputo una persona combattiva, e questo mio essere mi ha permesso di poterne uscire fuori, tra virgolette, perché in realtà non se ne esce mai. Prima cosa, io mi sono trovata di fronte a tante difficoltà, queste tante difficoltà che potrebbero essere il dovermi denunciare e non avere più la patente, perché io non ero più normodotata, quindi non ero più in grado di guidare con una vettura classica, e quindi ho passato tanto tempo e tante difficoltà per trovare qualcuno o qualcosa che mi permettesse di riprendere la patente o aiutare me stessa nell'essere indipendente all'interno delle mansioni giornaliere della casa. E quindi le difficoltà da affrontare sono sempre tante, ne saranno veramente sempre tante, ma per questo io in ritardo ho conosciuto l'ANMIL, che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Infortuni sul Lavoro. Sì, loro mi hanno aiutato a trovare qualcosa che mi potesse reinserire, nel senso
nella società, perché appena è successo, ma ancora oggi io mi sento una diversa, in una imperfetta in un mondo di perfetti. Invece in Anmil sono una delle tante, e proprio per questo sono entrata attivamente. Ad oggi sono vicepresidente territoriale di Macerata, e so in Anmil perché vorrei aiutare gli altri a risolvere le problematiche che nell'immediato ho dovuto risolvere da sola. Ecco, signora Benedetti, lei ora farà formazione per insegnare appunto l'importanza della sicurezza nei luoghi, sì, di lavoro, ne parliamo subito, ma intanto vorrei chiederle che effetto le fa assistere a questa strage continua. Oggi in apertura lo avrà sicuramente sentito, abbiamo dato la notizia di questa, sì, di questo ennesimo incidente in Trentino. È una strage che sembra non avere fine. Che effetto le fa? L'effetto è un effetto terrificante, perché io in primis sono vittima, quindi so perfettamente che cosa significa. E la sicurezza è una cosa estremamente importante, è una cosa a cui tutti noi dovremmo fare attenzione. Io le posso parlare in prima persona, perché la mia azienda comunque è un'azienda che ha sempre guardato molto alla sicurezza, e nonostante tutto, nonostante questo, c'è sempre qualcosa che non hai guardato a sufficienza. Si dovrebbe un attimino avere una lente di ingrandimento, pensare un po' più attivamente alla sicurezza nell'ambito aziendale, però al tempo stesso vorrei riscattare anche la figura dei datori di lavoro, che dove non solo l'Italia è formata da industrie dove il datore di lavoro nemmeno lo vediamo, a volte non si sa nemmeno chi è. Invece in particolare c'è un indotto produttivo comunque italiano che è formato da piccole e medie imprese, dove datori di lavoro e lavoratori viaggiano e lavorano e condividono i sudori insieme. Lei l'ha detto in apertura, io sono una collega, ho dato una mano ad un collega, non a un mio, sì, mio dipendente. Io vorrei salutare in collegamento con noi, sta ascoltando le sue parole, Bruno Giordano, grande magistrato esperto di sicurezza, sì, e che è stato nominato proprio a luglio direttore capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Buongiorno, dottor Giordano. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben trovato su Radio 1. Saremo tra pochissimo. Grazie. Da lei. E Stefania Benedetti, lei ha fatto questo corso di formazione dell'ANIR con altre vittime ed incidenti sul lavoro. A chi insegnerà la sicurezza sul lavoro? È bella questa definizione che ho letto, maestri di prevenzione. Sì, sì. Beh, ci auguriamo che essere formatori testimonial dia una duplice, è in realtà una figura con una duplice anima, perché noi siamo entrambe le cose, siamo degli insegnanti, ma al tempo stesso portiamo sul nostro corpo quello, alcuni più visibili, altri un po' meno, quello che può accadere. Speriamo che questo sia estremamente impattante e quindi faccia aprire gli occhi e faccia ascoltare con orecchie da elefante chi realmente dovrebbe carpire da noi il massimo. Lei andrà nelle scuole, nelle aziende, dove andrà a insegnare sicurezza? Vorremmo dedicarci sia alle scuole che nelle aziende. Io personalmente, avendo due ragazzi, mi piacerebbe molto dedicarmi ai ragazzi, però non disdico le aziende, perché in realtà vivo con loro. Vivo nelle aziende, vivo con le aziende, quindi sinceramente mi piacerebbe entrambe le situazioni, anche se prediligo l'ambiente magari dei ragazzi. Resti con noi, signora Benedetti, se le è possibile. Vado da Bruno Giordano, lo abbiamo appena presentato, esperto di sicurezza, nominato ora direttore capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Che cosa c'è che non va? Perché questa strage continua, non ha davvero fine, sono oltre 90 in un mese le vittime sul lavoro. Dov'è che sbagliamo? Innanzitutto la risposta deriva dai numeri, dalle percentuali, dall'analisi di questi infortuni, cioè dove avvengono questi infortuni, soprattutto quelli gravi, gravissimi o addirittura mortali.
Per l'85% avvengono nelle piccole e medie imprese, che costituiscono il 90% del tessuto economico imprenditoriale del nostro paese. E i nostri controlli dicono che nell'83% delle aziende da noi ispezionate ci sono delle irregolarità. Ho citato tre percentuali che sono tutte al di sopra dell'80%. Vuol dire che la nostra realtà, e lo dimostrano anche gli esempi di cronaca tristissima di questi giorni, avvengono sempre quasi sempre nelle piccole e medie imprese, dove, come ha appena detto la signora Benedetti, è fondamentale la formazione. Nelle piccole e medie imprese la formazione viene spesso elusa o comunque burocratizzata, si riduce alla compilazione di carte, e questo provoca ovviamente la disattenzione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, i quali sarebbero i primi a tutelare loro stessi se fossero ben informati del rischio, del pericolo, delle misure da adottare in ogni loro manovra. Questo è il primo dei temi, cioè fare veramente formazione nelle piccole e medie imprese. Questo è il primo tema che esce dai numeri. Dall'analisi di questi incidenti. Ne abbiamo davvero poi agenzie di incidenti, è difficile tenere il conto di quanti sono stati in questi giorni, dottor Giordano. E non sono solo quelli mortali. Noi abbiamo la media di 3 infortuni mortali al giorno e la media di un ferito ogni 50 secondi, cioè 2000 infortuni non mortali al giorno, di varia gravità, non tutti per gravissimi, ma alcuni lo sono, quindi sono numeri impressionanti che poi numeri, ma sono altissimi, ecco. Bisogna pensare sempre che dietro, che non sono numeri, sono nomi, sono vite, sono famiglie distrutte. Vorrei dire una cosa su questo, se mi consentite. Prego. Perché ho ascoltato attentamente la signora Benedetti, di cui già conoscevo la storia, ed è molto emblematica, ovviamente in senso positivo, per come è stata trasformata questa brutta esperienza. Innanzitutto noi abbiamo parlato di vittime e anche di reinserimento delle vittime, su cui l'ANMIL come associazione e anche l'INAIL hanno investito persone, risorse, studi e soprattutto prestazioni assistenziali. Però non dimentichiamo che nel caso di un infortunio la vittima non è soltanto il lavoratore o la lavoratrice, è l'intera famiglia. È l'intera famiglia, sono tutte le relazioni umane che vengono stravolte da un infortunio sul lavoro. Quando il lavoro lo facciamo perché è il nostro dovere quotidiano e questo lavoro ci uccide, un figlio, un genitore, un fratello, noi abbiamo rovinato tutto un significato del lavoro, ma abbiamo rovinato un'intera comunità. Ecco perché le vittime sul lavoro non sono soltanto le 700.000 circa persone che vengono colpite ogni anno con varia gravità, ma sono 700.000 famiglie e lo sono anche le imprese. Io ho sempre considerato che un'impresa che ha un infortunio al proprio interno rimane anch'essa danneggiata da tutte le modifiche, il danno, il dispiacere, il lutto, i costi che ci sono. Ecco perché occuparsi di sicurezza non è semplicemente un problema tra il lavoratore e il datore di lavoro, il quale sarebbe il primo ad essere contento di non fare danni al proprio dipendente, al proprio collaboratore, e sarebbe il primo a non voler andare sotto processo proprio per questo. Quindi noi dobbiamo aiutare tutti, le imprese, i datori, le vittime e le famiglie. Molto importante quello che sta dicendo dottor Giordano. Noi abbiamo in collegamento Nino Romeo, un drammaturgo, regista, attore italiano. Ha scritto e diretto, ieri si è conclusa a Catania la rappresentazione, 7 giorni di questa rappresentazione,
l'oratorio entro i limiti della media europea, oratorio in nero per le morti bianche, così le chiamano. Buongiorno Nino Romeo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Un lavoro che parte dall'incidente della ThyssenKrupp e che racconta proprio la vita di chi è vittima, di chi resta, e per sensibilizzare, immaginiamo, anche l'opinione pubblica su questo tema. Nino Romeo. Sì, la scrittura del testo è partita proprio dalle fortissime emozioni che è stata appunto dall'omicidio aziendale della ThyssenKrupp. Sono stato un paio d'anni a scrivere questo testo perché non volevo limitarmi a una semplice cronistoria né volevo cadere nella retorica. E allora ho preso il punto di vista proprio di una donna, della moglie di un uomo morto sul lavoro. Non c'è un riferimento preciso all'episodio della ThyssenKrupp. E tutto questo diventa una sorta di flusso di coscienza proprio attraverso il lutto recente che porta la donna a vedere al di là, diciamo così, dell'episodio, quello che è il sistema di sfruttamento complessivo in cui è inserito anche l'incidente sul lavoro. Più che una sensibilizzazione, diciamo, nei confronti del pubblico, è un percorso comune che si richiede allo spettatore a questo processo appunto in cui si immette questa donna. Dottor Bruno Giordano, a meno di due minuti, che cosa cambierà con il suo arrivo? Ci saranno questi 2000 ispettori in più, ma materialmente il suo ispettorato che cosa farà? Abbiamo iniziato una serie di campagne, di controlli, di vigilanza nella materia del caporalato, quindi soprattutto nel caporalato in agricoltura. Tutto il mese di agosto, ivi compresi giorni di Ferragosto, ci sono stati centinaia di ispettori in centinaia di aziende che hanno controllato questi aspetti. Dal 30 di agosto è partita una stagione speciale di vigilanza in materia di edilizia, che ovviamente non è stata programmata nel periodo di agosto per la ovvia chiusura dei cantieri, ecco, almeno dei cantieri più grandi. I controlli però non bastano. Insieme a tutti i dipendenti dell'ispettorato stiamo ripensando la qualità dei controlli oltre che la quantità, cioè una programmazione mirata e diretta che vada a cogliere le aziende che presentano maggior rischio. È anche importante dire che tutti i dipendenti dell'ispettorato sono sempre a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi indicazione, qualsiasi consiglio, qualsiasi suggerimento al fine di prevenire questi aspetti. In secondo luogo è importantissimo il coordinamento con gli altri organi di vigilanza. L'ispettorato non è il primo organo che si occupa di sicurezza del lavoro, perché lo sono le ASL, che in Italia sono più di 100, distribuite in tutte le regioni e che rispondono a direttive regionali, che a loro volta sono più di 20, perché il Trentino Alto Adige ha due province autonome. Ci sarà più coordinamento tra tutti questi controllori, diciamo? Certamente, questo non solo è un nostro obbligo, ma è già iniziata una dei nuovi moduli comportamentali di tutti gli organi di vigilanza, perché qui non è più possibile avere dei controlli scoordinati, autonomi e non rispondenti ad un'unica strategia ispettiva. Qui la battaglia, anzi la guerra per evitare questi crimini di pace dei morti sul lavoro è una sola e deve unire tutte le istituzioni regionali, locali, a maggior ragione chiaramente l'ispettorato che è il protagonista nazionale centrale, e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. L'aiuto di tutti, comprese le associazioni di categoria. L'aiuto di tutti, Bruno Giordano, per vincere questa guerra. Grazie dottor Giordano, grazie Stefania Benedetti, grazie Nino Romero.